Ciao a tutti, oggi facciamo insieme la besciamella. Dunque, gli ingredienti per fare mezzo litro di besciamella sono mezzo litro di latte, 50 g di burro, 50 g di farina e poi noce moscata e sale quanto basta in base al gusto, al nostro gusto personale. Dunque, iniziamo. Andiamo a versare il latte nel pentolino per poterlo portare ad ebollizione. Ecco qua. Alziamo un attimino il gas. Nel frattempo prendiamo il burro e lo mettiamo nella pentolina, nella padella e lo facciamo sciogliere. Questo serve per poi fare il roux che andrà mischiato alla farina per poter addensare la nostra besciamella. Ecco qua, adesso aspettiamo che il burro sciolga. La salsa besciamella è una salsa che va bene per molteplici lavorazioni. Nel frattempo aromatizziamo il latte con la noce moscata. Non troppa noce moscata perché poi potrebbe diventare troppo fastidiosa anche. Ecco, una caratteristica importante, che questa la sottolineerei quando facciamo la besciamella, è quella di versare il nostro composto, che adesso stiamo facendo, di burro e farina, dentro il latte in ebollizione e non fare l'inverso, perché così almeno andiamo ad evitare il più possibile di far attaccare il fondo della pentola, di far attaccare la salsa al fondo della pentola. Ecco qua, il burro è quasi sciolto. Benissimo, adesso aggiungiamo la nostra farina, come dicevo prima 50 g di burro e 50 g di farina. Mischiamo con la frusta o comunque a casa potete anche usare una paletta di legno. Questo composto che prende il nome di roux è pronto. Ecco qua, il latte sta quasi per bollire, il nostro roux ormai è pronto, ok, spostiamo un attimino dal gas, aggiungiamo il nostro roux dentro. E a questo punto non facciamo nient'altro che mischiare tutto insieme. Riportiamo sul gas, mischiamo tutto insieme, portiamo un attimino di nuovo ad ebollizione e man mano che riprende l'ebollizione la nostra salsa inizia a raddensare. Ecco la salsa pronta. Salsa pronta, adesso l'unica cosa che rimane ancora, salarla. Non esageriamo. Assaggiamo che sia a posto. È a posto. E la salsa è pronta. Bene, oggi abbiamo imparato a fare la besciamella. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima video ricetta.